Pace e bene a tutti, carissimi fratelli, carissime sorelle, buon risveglio, buon giovedì mattina, ma soprattutto buongiorno con Maria. Anche questa mattina con grande gioia siamo qui per vivere insieme questo momento di preghiera comunitaria, dove affideremo a Maria e pregheremo per tutte le vostre intenzioni del cuore. Proprio per questo, come ogni mattina, vi invito davvero a commentare la diretta scrivendo le vostre intenzioni di preghiere, affidando tutte quelle persone che siete a conoscenza, che in questo momento hanno in modo particolare bisogno di preghiere. Vi invitiamo anche a scriverci nel nostro numero WhatsApp che è il 348 29 27 167. Affinché il Buongiorno con Maria possa davvero aiutare più persone possibili, vi invitiamo anche a condividerlo sulla vostra pagina o nei vari gruppi di cui fate parte. Ma ora insieme vogliamo iniziare questo nostro momento di preghiera come di consueto, ascoltando un messaggio della Regina della Pace. Lo commenteremo brevemente insieme, ma soprattutto proprio inizieremo a viverlo, come desidera lei, attraverso la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Messaggio del 25 giugno 2002. Cari figli, non stancatevi di pregare. Pregate per la pace, la pace, la pace. Davvero molto breve il messaggio di questa mattina, ma in questo messaggio si racchiude un po' il significato di Medjugorje. Il desiderio che la Regina della Pace ha per tutti noi suoi figli. Questo desiderio di unirci sempre di più, di unire i nostri cuori al cuore suo, al cuore di Gesù e al cuore di Dio attraverso la preghiera. Quest'arma potentissima che tutto può, che tutto trasforma, quest'arma che riempie davvero i nostri cuori di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E poi la Regina della Pace è venuta qui per donarci la sua pace, la pace che è questo dono che è tanto desiderato dai cuori di ogni uomo. Ogni uomo stressato da tante pressioni, da mille preoccupazioni, farebbe davvero qualsiasi cosa per ottenere un po' di pace. E Maria ci dice che attraverso la preghiera possiamo chiedere il dono della pace. E quando finalmente realizziamo la pace di Dio nei nostri cuori, troviamo davvero il riposo, la serenità, perché la pace di Dio è davvero un dono prezioso e nelle tempeste della vita, nelle più grandi difficoltà, allontana da noi ogni
ansietà ed ogni timore. Vogliamo oggi insieme fare l'esperienza del dono della pace, chiedendo davvero a Dio questo suo dono prezioso. E ricordiamoci che il nemico peggiore della pace è il peccato. Ogni volta che ci allontaniamo da Dio, perdiamo la pace. Ogni volta che siamo egoisti, ogni volta che siamo cattivi, ogni volta che nel nostro cuore regna il peccato, allora perdiamo la pace. Il nostro cuore è inquieto e non viviamo più serenamente. Ecco che dobbiamo ricercare in Dio la pace, non nelle cose del mondo. E questa pace può nascere solamente dal rapporto intimo con Dio. E poi da questa pace, che nasce appunto da Dio, riusciamo poi ad essere portatori di pace, come spesso ci invita Maria, in questo mondo che a volte è così inquieto. Ecco che oggi, allora, Signore Gesù, ti apriamo i nostri cuori, ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che siamo stati noi a perdere il dono della pace, perché siamo caduti in tentazioni, siamo caduti nel peccato. Ecco, Signore Gesù, perdonaci. Perdonaci se nel momento della prova, della sofferenza, ecco, non siamo riusciti a conservare la pace. Ti chiediamo perdono, o Signore, e siamo qui perché vogliamo essere tutti tuoi. Vogliamo che nei nostri cuori regni la tua pace. Allora libera questi nostri cuori e riempici di te. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. O Maria, vogliamo attraverso questa preghiera chiederti di aiutarci affinché il male non vinca in noi, affinché l'orgoglio, l'egoismo non prenda il sopravvento nei nostri cuori, ma che questi nostri cuori si possano aprire e crescano l'amore, l'umiltà, la generosità, la bontà, perché in questo modo si realizzano davvero i presupposti per la pace. Tu ci ricordi, Maria, che chi ha la pace ama e perdona. E allora donaci questo dono prezioso, perché davvero
in ogni prova, in ogni difficoltà, possiamo uscire vittoriosi, possiamo affrontare tutto come hai sempre fatto tu, Maria, con la pace nei cuori, quella pace che solo Dio può donarci e che ognuno di noi abbiamo bisogno. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. O Gesù, tu quando eri vivo su questa terra, eri mosso a compassione verso i sofferenti, verso gli afflitti, e tu hai detto loro: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Molti, Signore, hanno accolto il tuo invito, sono venuti da te, e tu hai dato loro sollievo e pace. Tu sei vivo anche oggi e hai la stessa compassione. Ci rivolgi anche a noi questo tuo invito. Attraverso questa preghiera, anche noi riconosciamo che siamo affaticati, che siamo oppressi e accogliamo questo tuo invito. Veniamo a te, o Signore, con tutto il nostro mondo interiore, carico di preoccupazioni, di conflitti, di complessi, di malattie e di disturbi psichici. Vogliamo ora deporre nel tuo sacro cuore tutto ciò che ci opprime, tutto ciò che ci impedisce di vivere sereni. Curaci, o Signore, ed elimina tutto ciò che sta provocando in noi stress, dolore, tristezza nella nostra vita. Ciò che ti chiediamo, o Signore, è di donare tutta la pace possibile alle nostre menti, al nostro corpo, alla nostra anima e al nostro spirito. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera, Maria, Regina della Pace, ti chiediamo di aiutarci a rispondere alla violenza, al conflitto, alla guerra, con la forza del dialogo, con la forza della riconciliazione, con la forza dell'amore. Tu, Maria, che sei la regina della pace, aiutaci a trovare la pace. Riempi, oh Maria, i nostri cuori della tua pace, di serenità e di speranza. A te affidiamo, oh Maria, tutte le persone a noi care, le nostre famiglie. Ricolmici di benedizione, ricolmaci della tua pace. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera, ognuno di noi vogliamo dire il nostro sì ad un mondo di pace. Vogliamo dire il nostro sì ad essere uomini, ad essere donne di pace, iniziando davvero dal nostro piccolo, all'interno delle nostre famiglie, negli ambienti di lavoro, nelle nostre parrocchie, per arrivare che nel mondo possa davvero regnare l'amore, la pace, che in questa davvero nostra società dilaniata da divisioni e da conflitti possa scoppiare la pace e mai più la guerra. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera vogliamo insieme pregare per tutti quei paesi dove c'è la guerra. Preghiamo affinché
possa davvero regnare la pace in tutto il mondo. Vogliamo pregare in modo particolare per chi soffre per la guerra, per tutte le vittime, per chi porterà nel proprio corpo i segni indelebili della violenza. Preghiamo per tutti i profughi, preghiamo per tutti quei bambini che sono diventati orfani a causa della guerra. Preghiamo per tutte quelle persone che hanno perso delle persone care a causa della guerra. Signore Gesù, dona la pace nel mondo intero. Tu che sei pace e nella croce hai vinto ogni divisione. Fa di noi dei veri operatori di pace e di giustizia, uomini e donne che si impegnano a costruire un mondo più giusto, più solidale e più fraterno. Ecco che ti affidiamo anche tutti coloro che sono al potere, che hanno in mano le scelte, il destino di noi tutta umanità. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera vogliamo, o Maria, Regina della Pace, affidarti tutti gli ammalati, tutte quelle persone che si trovano nella sofferenza, nella prova, nel dolore. O Maria, tanti di questi nostri fratelli e sorelle confidano in te, confidano nella potenza e nella misericordia di Dio per uscire da questi momenti di prova, da questi momenti di sofferenza, per poter essere anche guariti nell'anima, nel corpo e nella mente. Altri stanno affrontando invece questi momenti duri da soli. Si sono magari allontanati da Dio. Ecco, o Maria, con la tua dolcezza ti chiediamo di aiutare tutti questi nostri fratelli, queste nostre sorelle. Ti chiediamo di alleviare le loro sofferenze, di illuminare attraverso lo Spirito Santo le loro menti, i loro cuori, affinché possano trovare soluzione ai loro problemi. Per tutti gli ammalati che hanno perso invece la speranza di guarigione, dona loro la speranza, fa che possano confidare in Dio, possano abbandonarsi a Lui, al Dio davvero dell'impossibile, che tutto può. Signore Gesù, ci rivolgiamo anche a te. Ti chiediamo di toccare, di guarire, di liberare, di donare sollievo a tutti questi fratelli e sorelle che ti stiamo presentando attraverso questa preghiera.
soccorrili, benedicili, guariscili, liberali da ogni male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera vogliamo, Signore Gesù, chiederti di donare pace ai cuori di tutte quelle persone che hanno perso una persona cara e non riescono più a trovare questa pace, di vivere, la voglia di vivere. Ecco, preghiamo per la nostra sorella, anche in modo particolare, che oggi ci chiede di preghiera, per la sua mamma che ha perso la mamma, che si chiamava Catena. Ecco, ti chiediamo di donare a lei la forza di poter superare questo forte dolore per la perdita della mamma. Ti chiediamo di donare consolazione, pace nei cuori a tutte quelle persone che stanno vivendo un lutto. Ecco, dona pace. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Con questa preghiera, o Signore, ti chiediamo di donare la tua pace, la vita eterna, a tutti i nostri cari defunti, in modo particolare il perdono dei peccati, a tutte le anime del purgatorio, le anime più dimenticate, accoglile, o Signore, tra le tue braccia, affinché possano godere della gioia, della pace, della vita eterna. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Ecco che
in questa seconda parte di nostro momento di preghiera vogliamo confidare e rivolgerci a San Giuseppe. Oggi è il settimo giorno della novena a San Giuseppe. E allora vogliamo proprio avvicinarci a lui, prostrarci qui ai suoi piedi e con fiducia davvero rivolgerci a lui come un padre che ci ama, un padre che desidera accogliere le nostre preghiere ed esaudirle. Ecco, San Giuseppe, attraverso questa novena a te ricorriamo per essere davvero rivestiti delle tue virtù, della tua fede, della tua umiltà, della tua obbedienza, della tua pazienza, del tuo silenzio adorante, del tuo spirito di abbandono. O San Giuseppe, difendici da tutti gli assalti del maligno e provvedi a tutte le nostre necessità materiali e spirituali che ora ti presentiamo ed accordaci la grazia che fortemente desideriamo e che ora ti presentiamo. Chiediamo la grazia che desideriamo nei nostri cuori. San Giuseppe, pensaci tu. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla, senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del tuo conforto per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Professiamo insieme il nostro credo. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Settimo giorno, San Giuseppe, modello dell'uomo giusto. San Giuseppe, aiutaci ad essere giusti. Tu sai che
Per vivere pienamente una vita da uomo, occorre innanzitutto adattare il proprio cuore, il proprio spirito a quello del Creatore. Il figlio tuo non chiedeva per prima cosa un'esteriorità edificante, delle maniere pie, ma un'anima veramente conforme alla volontà di Dio. A coloro che si contentavano di preghiere e di riti esteriori, egli diceva: non sono coloro che dicono Signore, Signore, che saranno salvi, ma coloro che fanno la volontà del Padre mio. Accogliere ogni giorno la presenza di Dio, vivere con Lui, è l'atto centrale di tutta la vita umana. Come uno strumento ben accordato produce note giuste, tu, San Giuseppe, hai saputo vivere in accordo con Dio e il Vangelo ha potuto dire di te che eri un uomo giusto. Per colui che ti guardava, la tua vita poteva sembrare banale, la piccola vita quotidiana da ricominciare ogni giorno, gli stessi gesti ripetuti centinaia di volte, gli stessi utensili, gli stessi movimenti, le stesse pause. Ma tu, San Giuseppe, hai saputo metterci tanta gioia e fedeltà che davanti a Dio eri degni del figlio suo. In una condivisione di amore familiare hai lavorato, hai vissuto, hai sofferto, hai amato, hai compiuto la missione ricevuta secondo davvero le vie tracciate dall'intelligenza e dall'amore di Dio. E in un riservo discreto hai realizzato un compito unico, felice, di sentirti pienamente fedele. Ecco, San Giuseppe, insegnaci ad essere giusti, insegnaci la condivisione, che è una forma di amore, insegnaci soprattutto la giustizia, affinché possiamo fare con gioia la volontà del Padre nostro, che ci ama immensamente. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Vogliamo insieme, come ogni mattina, fare questo atto di consacrazione al cuore castissimo di San Giuseppe, consacrando la nostra vita, consacrando i nostri affetti, tutte le nostre famiglie, affinché San Giuseppe oggi, con il tema della pace, possa davvero donare pace a tutte le famiglie, in modo particolare a tutte quelle famiglie che sono nella divisione, che vivono nella discordia, nel rancore, nella vendetta. Ecco, che anche San Giuseppe possa venire in aiuto di tutte queste famiglie, possa allontanare lo spirito del male, del peccato, e far ritornare la serenità in ogni famiglia. Consacriamoci completamente a San Giuseppe e lui provvederà ad ogni nostra necessità.
materiale e spirituale. A te, al tuo castissimo e paterno cuore ci consacriamo, o glorioso San Giuseppe, ed intendiamo onorarti come sposo purissimo di Maria, capo della più santa famiglia e padre putativo di Gesù Cristo. Penetrati di rispetto e di amore, alla vista delle tue grandezze e della tua santità, ti offriamo e ti consacriamo i nostri cuori. D'ora innanzi ti avremo come padre e protettore nostro. Degnati di riguardarci come tuoi figli. Facci sentire gli effetti del tuo potere presso Dio e della tua carità verso di noi. Ottienici tutte le grazie che imploriamo dai sacri cuori di Gesù e Maria. Prendi sotto la tua protezione i padri di famiglia, perché educhino i loro figli nel santo timore di Dio ed infondono nei loro cuori amore alla Chiesa di Gesù Cristo, affidata particolarmente al tuo potente patrocinio. Finalmente, ottienici, o grande santo, una morte simile alla tua, tra le braccia di Gesù e Maria, affinché, dopo averti venerato quaggiù sulla terra, siamo fatti degni di benedirti ancora lassù nel cielo. Amen. Ave, o Giuseppe, uomo giusto e sposo virginale di Maria e padre davidico del Messia, tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto il figlio di Dio che a te fu affidato, Gesù. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Io vi ringrazio, carissimi fratelli e sorelle, anche questa mattina per aver iniziato questa vostra giornata attraverso questo momento di preghiera in compagnia della nostra comunità. Sollievo, Yahweh di Medjugorje. Vi invito a continuare a scriverci nel nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo ora, il 348 29 27 167, lo dico per le persone nuove che magari ci stanno seguendo, e potete anche comunque commentare qui la diretta, perché anche per le persone che la vivranno in un secondo momento, poi leggiamo tutti i vostri commenti e vi affidiamo sotto il manto di Maria, Regina della Pace. Preghiamo per tutti voi, per tutte le vostre intenzioni. Allora, anche oggi continuiamo a pregare affinché ognuno di noi possa desiderare, ma soprattutto possa ricevere questo dono prezioso che è la pace nel cuore, per poter essere poi portatori di pace nel mondo intero, che è questa missione che Maria Regina della Pace vuole dare a tutti noi, essere portatori di pace e di amore in questo mondo così inquieto. Io vi mando un bacione, un abbraccio forte forte che possa riscaldare i vostri cuori, la vostra anima. Vi ricordo l'appuntamento per domani sempre alle 8:30 con il Buongiorno con Maria, e che la benedizione davvero del Signore possa scendere su tutti noi, su tutte le persone a noi care, donarci davvero tanta consolazione, tanta forza, tanto amore e tanta pace. Santa giornata a tutti e a domani.